direttore sportivo Massimo Serpilli in memoria di Berto Galetto. Una scia vincente di ricordi, emozioni, competenze ed umanità che rimangono nella memoria di tutti gli sportivi per ricordare e celebrare la lunga storia, con stima e riconoscenza la ciclistica per la stagione sportiva 2014. Ecco brevemente chi era Berto Galletto, chi è stato? Berto Galletto, decano dei direttori sportivi, grande conoscitore del ciclismo piemontese degli albori, grande amico di Coppi, De Filippi, Scanterno e maestro di Italo Zilioni. Approdato alla ciclistica ha trasmesso il suo grande sapere ai nostri ragazzi portandoli a traguardi prestigiosi. Tra le sue più straordinarie realizzazioni possiamo ricordare quella di Luca Magrotti, qui presente, tricolore e poi nazionale ai mondiali juniores di Bergamo. Assieme a lui, il signor Galletto ha valorizzato anche Walter Gernari, che troviamo qui. Introvigno, Di Giovanni, Scianda, Dian, Molinari, Macaluso e tanti altri. È doveroso ricordarlo per ogni anno, quando si consegna il premio al direttore sportivo dell'anno. Lascio nelle mani del nostro presidente, che consegnerà la targa alla signora, e ritirano il premio gli allievi. Ecco, vi prego di girarmi un attimino verso i fotografi per la consegna. Ecco, ricevete dalle mani di Piera Galletto. Ecco, grazie, un applauso, un piccolo applauso. Nel quarantennale della sua fondazione, la ciclistica Armataggio vuole premiare ed omaggiare il ciclista più talentuoso che ha indossato la maglia della società, anzi i ciclisti più talentuosi. Affinché la grandezza di voi ragazzi che avete preceduto, che ci avete preceduto, sia d'esempio per coloro che seguiranno, vorrei aggiungere che la prima volta che sono entrato in ciclistica ho visto i vostri gigantografie, ho detto io li conosco, mi sono riempito di orgoglio grazie a voi. Luca e Luca, prego accomodatevi al centro. È un applauso. Va bene. Antonio, fermasi un attimo in mezzo a loro, così almeno ti immortalano. Sì. Siamo qua in quello di Taggia a festeggiare i 40 anni di attività della ciclistica Armataggia. A mio fianco Giacomo Piombo, che un altro anno passerà dilettante col Monaco, e alla mia destra Simone Mamoliti, già campione regionale su strada juniores quest'anno, anche lui al Monaco. Abbiamo un buon vivaio, come si vedono poi dalle immagini. Speriamo che un altro anno si riparte di nuovo con la categoria giovanissimi esordienti. Si sperava tanto di fare anche quest'anno la categoria juniores, ma per diverse cose non si è potuta fare. Comunque ringrazio loro due, ringrazio Ferigno, che è stato un passaggio un po' veloce, pensava che con la mountain bike passare la strada fosse più facile, loro lo sanno che non è così facile fare la strada da juniores contro squadroni che non lasciano spazio alle piccole società, ma emergono l'individualità, che si può chiamare i Mamoliti, che avendo vinto il campionato regionale è sempre una buona impresa. Gli altri, Loris Calipa e Buongiovanni Mattia, Mattia
ritornano al Bordighera, è stata una meteora per noi, noi si pensava di poter continuare ancora, non è stata così e gli auguro tanto bene anche per loro. Loro due cosa gli posso dire? Posso dire solo di fare quello che hanno sempre fatto con noi e non di abbassare mai la guardia, perché se ne accorgeranno che non avendo uno come Massimo Serpilli dietro che gli sta sempre addosso, non è facile poi andare da solo. Gli auguro che, di non avere mai bisogno della società, ma quando la società avrà bisogno di noi, noi ci siamo sempre con loro. Che prima che ti dicono le robe ci mettono un quarto d'ora. Pronti? Vai.
Bambini? Pronti? Pronti bambini? Chiudere gli occhi. Chiudere gli occhi. Prendi, prendi. Non c'è uno, uno solo. Eh? Uno. Giallo, giallo. Sì. Ho vinto io, no. È uguale. Vogliamo il nome del vincitore. Oh, 99. Se lo guardo così, o lo guardo così, è sempre quello, 96. 96 giallo. 96 giallo. Un applauso. Brava. Aspetta, aspetta, aspetta. Stai riprendendo? Bene, bene. Che adesso tocca a te, vieni qua. Vieni, guarda, guarda in camera. Guarda in camera. Allora, momento, momento. Nome. Loredana. Loredana. La rimetti in gioco? No. No, no, no. Sicura? Non ci ripenso. No, perché ti stanno guardando. Va bene, ringraziamo Loredana per aver partecipato. La ritiri subito? Allora, se la ritiri subito devi andarci a casa a piedi. Dove abiti? Arriva Ligure, Santo Stefano, sì, va bene. Avete mangiato bene? Facciamogli un ringraziamento al nostro cuoco. Ha cominciato ieri, anzi no, venerdì. Ieri ha iniziato le preparazioni. Sì, ma loro sono giovani, sono fratelli. Bravo! Ravioli fantastici, non si sbaglia mai. Grazie. Allora, prima di presentarvi il secondo premio, devo fare due premesse. È una realizzazione dei primi del Novecento. È un Teomondo Scrofalo, bravo. Chi se lo ricorda Teomondo Scrofalo è lui. Beh, non ci crederete, ma la sua quotazione è notevole. Non sono un esperto d'arte per potervi dare certe informazioni, non direi solo delle gran cialtronate. Ma prima di fare l'estrazione del secondo premio abbiamo un secondo cuoco che si è prodigato per noi quest'oggi. Vedi un po' se riesci a tirarlo fuori da là dentro. Nascosto tra i piatti della cucina. Anche lui ha pedalato per un po' di tempo. Poi si è inciampato. E si è dato all'Ippica. Grazie. Grazie, bravi. Estrazione. Ma scommetto che se vuoi chi lo vince te lo vende anche. Però attenzione, perché la sua quotazione varia dai 700 ai 1200 euro. Ma se chiami un muratore ti costa meno, guarda, per tappare il buco. No, no, non voglio estrarre io. Pronti? 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 Ti tocca a te, chiudi gli occhi. Pronti? Chiudi gli occhi. Vai fino in fondo. Si miscia. Sempre giallo. C'ha la manina gialla. Oh. 94. Thank you.
Eccolo qua. Allora, era un biglietto giallo. È da donna. È una city bike da donna. Ma volendo cambiarla l'abbiamo anche da uomo. Va bene? Ha due ruote, due pedali, una sella. Un portapacchi. Il campanello anche quello posteriore? No, non ha il campanello. È optional, è come le Fiat. Era tutto optional. Il biglietto è giallo. C'è la cera di sigari. Giallo. The winner is. The winner is. La ciclistica Armataggia ringrazia tutti per la partecipazione, ringrazio tutti per avermi ascoltato anche quest'anno, dopo non me lo ricordo quanti anni sono che sono qua, vi ringrazio, ci vediamo l'anno prossimo. Tocca